arrivato il momento di introdurre il nostro prossimo appuntamento, che è un panel dove parleremo di typography e parleremo di typography con delle persone che sono un po' dei punti di riferimento per la nostra community su il tema della tipografia. La prima persona che invitiamo a salire virtualmente sul palco è una designer e sviluppatrice di lunga data, dice lei stessa, un altro secolo, un altro millennio, lavorava già nel 95, lavorava sul web. Oggi si definisce principalmente web typographer. È la persona che fisicamente terrà il workshop la settimana prossima, il workshop sulla tipografia web e font variabili. Ladies and gentlemen, Giulia Laco. Ciao Giulia! Ciao a tutti. È un piacere ritrovarti da queste parti. Di nuovo CSS Day, dai. Di solito ci vediamo in presenza, insomma. Esatto, di solito ci vediamo in presenza, quest'anno va così. Giulia, come va? Bene, dai. Settimana prossima c'è il workshop, c'è già la scaletta pronta o come dire, è tutto... Sì, guarda, quest'anno al posto di tanta teoria, cioè, ci sarà un po' di teoria, ma sicuramente, insomma, più finalmente si possono mettere mani sul codice, un pochino più... Bene, guarda, mi metto comodo che secondo me faremo... Comunque i font variabili, ecco, questa è la... Font variabili che sono un tema che viene fuori spesso da, come dire, negli ultimi, iniziano a essere anni, si vedono sempre più spesso perché più che altro sono stati definiti, da quanto tempo, quando è che sono stati? Allora, sono stati annunciati nel 2016, 96, quando si sbaglia di decennio. E 16 sono stati annunciati, che comunque sì. Sono... 5 anni. Perché è stato poi un accordo fra i grandi player, insomma, sono messi d'accordo Adobe, Microsoft, Google, non è stato semplice trovare un accordo su un formato. L'hanno trovato, l'hanno annunciato e da lì hanno cominciato a lavorarci, sia sul fronte di creazione dei font, che sul fronte dei programmi. Quindi, ad esempio, Adobe ha cominciato a metterci, insomma, non ha ancora completato il giro, ma insomma i tre grossi software supportano adesso i vari loro font, che sono quindi Adobe, Illustrator e InDesign, che però sono più sul mondo un po' meno web, un po' più della stampa, diciamo. Mm-hmm. Alcuni altri programmi stanno cominciando a seguire su questo. Guarda, è una cosa che mi viene da aggiungere, scusami se ti interrompo, una cosa che mi viene da aggiungere subito, iniziano a vedersi anche su Google Font, che è la fonte più... Sì, qua ogni giorno, adesso vediamo oggi se ne è uscito un altro tipo. È vero, perché continuano a pubblicarne costantemente, aumentano i font. E poi ne parlavamo in passato, la cosa carina è che in realtà utilizzi un variable font senza neanche accorgertene spesso. Sì, hanno fatto addirittura esperimenti proprio di distribuzione via variable font con alcuni con l'Oswald, credo, avessero iniziato, quindi decideranno. Perché com'è che funziona? Tu puoi scaricare o il singolo peso di un font o il variable font. Sì. Normalmente avevi i singoli pesi e adesso hai invece un unico font che contiene vari pesi. Diciamo che il variable font può contenere più assi di variazione, quindi potrebbero essere non solo i pesi, ma anche altre varianti, tipo, non so, il più compresso. Dei font hanno solo l'asse del peso. E però già in quello hai riassunti in unico font tutti 9 pesi da 100. Sì. E quindi è fantastico. E questa cosa potenzialmente ha le carte in regola per essere, come dire, una grossa evoluzione della tipografia sul web. Sì, indubbiamente, anche per quello che dice
ad esempio la performance, no? Il fatto di poter inserire un unico file che comunque in genere pesa singoli file, già riduce il peso del workflow, che sappiamo è bloccante, no? nel rendering, sì, appena sì. Un pochino, quindi quello dal problema, quindi i limiti che si potevano avere per i designer che volevano sfruttare appieno vari pesi, prima c'era sempre lo sviluppatore di default perché niente. Esatto. E appunto, guarda, colgo la palla al balzo, ti faccio vedere una cosa e poi iniziamo a chiamare il prossimo ospite. Dalla regia, ecco, giusto per far capire visivamente, per dare un feedback visivo a chi ci sta guardando, ho preso l'Oswald, giusto perché l'hai nominato, e questa qui è l'asse del peso che possiamo dinamicamente variare. La differenza qual è? Prima ti scaricavi un font, che il font che pesava 700, poi fino al light che era da 200, dico dei... Non so se il light 200 o simile. Sì. Qua lui dipende da font. È il 200. E in questo modo tu te ne scarichi uno che ha tutte le informazioni al suo interno e può variare da quello più leggero a quello più pesante. Sulla scelta del font, quindi la risposta. Grande topic la fonte di tutti i problemi messi in questi termini. Approfitto di dire la parola designer per invitare il grafico e conosciuto soprattutto Emanuele Centola, in arte Emma Bosci. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Emma. Tutto benissimo. Ascolta, stavamo variable font su Google. Tu come, quando scegli font, quando fai progetti, valutare e lavorare con i variable font, usi quelli di Fuji? Insomma, dici com'è il tuo punto di vista sulla faccenda? Allora, sui variable font sono tendenzialmente in sono lì, li sto guardando e studiando. Nella mia pratica quotidiana di grafico, io quando devo scegliere un font mi capita di dover progettare un'intera identità visiva, quindi il sito è uno dei punti di applicazione dell'identità visiva. Un punto di applicazione cruciale, vastissimo, tant'è che appunto siamo qui a parlare di ogni micro dettaglio che fa parte del sito. Però diciamo, nella mia scelta dello stile tipografico progetto, ancora non ho usato i variable font, sono lì che li studio, li ammiro, anche perché appunto quando forse la troppa scelta, la possibilità di customizzare ogni minimo, come dire, ogni minima sfumatura del peso, dello stile di un font controproducente, avere troppa libertà, no? A me piace avere, magari, so che c'è il regular, il bold. Il bello della diretta, colpo di scena, e secondo colpo di scena è arrivato il secondo ospite, che io vedo sotto di me, Andrea Gadaldi, che è un UX engineer da codice plastico. Ciao a tutti. Ciao Andrea, benvenuto. Quindi Emma, stavamo dicendo di... cerchiamo di ripartire. Sì, non so fin dove siamo arrivati. Esatto, neanch'io. Quindi fai una sintesi. Dici quello che avevi detto sulla scelta. Dai. Dei font. Ecco, aspetta, colpo di scena. No. Ok. Allora, è entrata. No, riassumendo, perché non so fin dove in platea siamo arrivati. Beh, comunque il succo è che quando devo scegliere un font... Allora, non ho ancora utilizzato i variable font, li sto studiando e guardando da un paio d'anni. Quando devo scegliere un font per un'identità visiva, perché appunto non progetto solo il web, ma
progetta, diciamo, degli interi sistemi di identità visiva. La mia scelta è, diciamo, per una coerenza visiva, quindi a volte, diciamo, la scelta dello stile tipografico poi ricade anche sui materiali eventualmente a stampa, facciamo finta i cataloghi e tutto quello che, diciamo, non è solo sito. Quindi nel mio lavoro di grafico e art director l'obiettivo è proprio quello di avere un'identità visiva coerente, quindi le scelte tipografiche sono più rivolte a monte sull'originalità magari di un brand rispetto ad un altro, e quindi di conseguenza quando si arriva a progettare il touch point del sito internet cerco di trovare la giusta applicazione di quello stile tipografico, ecco. Però non ho ancora utilizzato i variable font, ma non vedo l'ora. Ottimo. E quindi ben vengano che i programmi di grafica, diciamo, cartacea supportano i variable font, quindi se dovesse esserci un variable font che, come dire, siamo felici lato web di utilizzarlo, tanto meglio progettare con anche la parte. Sì, però c'è da dire che un InDesign che usa i variable font, considerato che InDesign non ci progetto il web ma uso Figma, cioè non so se mi, sì, forse mi potrebbe essere utile per avere infiniti stili di un font anche su un InDesign, quindi su un materiale a stampa, ecco. Però sono frontiere nuove, io poi sono lento, sono abitudinario, e quindi già l'approccio a Figma per me è stato rivoluzionario, e quindi adesso me la godo così con i font di una volta. Poi chiaro, però sono in ascolto su tutte, chiaro, le figate che si possono fare. E quindi andando, poi passando al prossimo ospite, le scelte che si fanno in fase di progettazione arrivano a, come dire, impattare la parte più di realizzazione pratica. Andrea? Sì, sono d'accordo con Emma Boschi su tutto quello che riguarda la necessità di dover trovare effettivamente un font che poi vada bene su più supporti, tra cui il web. Alla fine anch'io parto come designer, quindi mi ritrovo perfettamente in ogni cosa che ha detto. Sulla questione variable fonts, anch'io non ho ancora avuto modo di utilizzarlo, ma nel mio lavoro facciamo più che altro applicazioni, o comunque sviluppiamo prodotti per le aziende che servono internamente, quindi i fronzoli sono decisamente pochi. Cerchiamo di andare su font web safe, o male che vada, abbiamo il reparto marketing che ci consegna l'immagine coordinata, quindi cerchiamo di capire se il font che hanno internamente possa essere riutilizzato per l'applicazione. Di base, vai, dimmi pure. No, dimmi, guarda, stavo solo pensando che hai tirato dentro senza volerlo il reparto marketing, i progetti che hanno pochi fronzoli, e quindi in realtà avendo pochi fronzoli un progetto, però in realtà il font, per quanto può essere, come dire, visto come un fronzolo, dà già un forte carattere visivo al progetto. Giulia? Sì, e allora il problema, mi rilascio un attimo a quello che ha detto Emma Boschi, diceva prima il fatto di cambiare lo strumento, perché gli strumenti sono quelli che ancora mancano, cioè adesso stanno cominciando ad arrivare i font pian pianino, li stanno facendo, li stanno convertendo, i variabili, no? Però gli strumenti ancora non ci sono per coordinare tutto il progetto decisionale, quindi che riescano a utilizzare tutti i vari passaggi. Appunto, se uno utilizza Figma ad esempio, attualmente non ha ancora il supporto per i variable font, quindi uno l'ha già fatto in InDesign, dove non servirebbe quasi a niente, perché comunque magari non ha quella necessità così di, ad esempio, di ottimizzazione del peso, sì, delle chiamate sul web, esatto. E, per cui uno, ad esempio, non è che, se uno è spaventato dalle varie possibilità, in realtà non deve essere spaventato. Perché? Perché il variable font ha in sé anche già i pesi precedenti, quindi uno può decidere di non andare su una variante particolare, ma prende il regular, il bold come prima, semplicemente sul web è ottimizzato perché pesa meno, in sostanza, però può utilizzare tanto quanto prima, quindi non cambia molto. Però chiaramente se uno progetta in un modo con un software, poi lo porta sul web, su Figma non può fare gli aggiustamenti con i variable font, che invece in quel caso magari servirebbero, ma anche piccoli aggiustamenti, intendo, no? Perché c'è un esempio, stando solo sull'asse del peso,
consideriamo solo questo, non tutta la creatività di assi particolari che fanno cose strabilianti, no? E quindi pensando al body text, e quindi solo al testo da leggere, non tanto ai titoli che magari insomma hanno altro scopo, no? E su quello lì uno potrebbe fare delle piccole variazioni che ne sono legate alle lingue. Uno fa la versione in tedesco del sito, e allora il tedesco ha notoriamente parole molto lunghe, nel responsive, aiuto, in viewport molto piccole, molto strette, e diventa imbarazzante, ma si sa le cose, allora nel tedesco, la versione tedesca magari va a ridurre, se il font ha l'asse, ad esempio, della compressione, lo riduce appena un po', e quindi ottiene immediatamente un risultato funzionale senza dover caricare un nuovo font. È molto molto interessante, perché io mi ricordo di aver lavorato su progetti che avevano la versione inglese e tedesca, dove le parole tedesche erano lunghe infinito, e quindi ogni volta era un problema di, caspita, però non era prevista una parola così lunga qui, e quindi che sia stato un bottone, un titolo, era effettivamente un problema. E giustamente il variable font sotto questo punto di vista è una risorsa molto invitante, come dire, molto sì, perché molto spesso parecchio potenziale. La è la parte un po' nascosta, cioè dovrebbe, tutti questi sono aggiustamenti magari di fino che stanno sotto, non sono così magari eclatanti, no? Però lavorando appunto di fino, avendo questa possibilità, si ottengono dei risultati che altrimenti insomma sarebbe stato molto difficile ottenere. Ah, infatti sotto questo punto di vista la sensibilità tipografica è davvero un'arma molto potente per, ricomincio il giro, Emma Bosci, quando progetti qualcosa, avere un font caratterizzato, un font che ha un'identità forte, riesce a dare veramente un tono all'ambiente, come diceva. Assolutamente, infatti diciamo che tutte le volte che vedo un Open Sans o un Montserrat in giro così random, come dire, è un po' così, è come non avere messo il sale nell'acqua, diciamo, quindi diciamo rimane molto insipido. No, quindi sì, di sicuro, cioè almeno nel mio processo creativo si parte proprio prima ancora di progettare il sito, spesso proprio dal logo, e quindi il logo è fatto per moltissima parte, come il web tra l'altro, di scelta tipografica, quindi lo stile e il sapore che ha il font, quantomeno del logo e dello stile tipografico, della style guide, diventa veramente cruciale e caratterizzante, insieme alla palette cromatica, insieme allo stile illustrativo, fotografico, di tutto il look and feel, anche del sito, delle applicazioni. Quindi di sicuro ogni volta che c'è da creare un'identità visiva, un logo, e quindi scegliere il font, di default uno, come dire, ormai i font nuovi sono già hanno anche tutti la loro bella versione web font, almeno diciamo la vecchia maniera del web font, stanno diventando anche variable, però diciamo che lo stile tipografico, almeno dal mio punto di vista del designer e quindi del progetto dell'intero ecosistema della comunicazione, è quello che davvero setta il tono generale. Quindi di sicuro uno dovrebbe almeno cercare di mantenerlo nei titoli del sito, poi magari nei corpi testo ci possiamo andare dietro, non con un Open Sans magari, però anche solo con un Inter, restando nei Google Web Font. Io sono un grande fan dell'Inter, dopo esserlo stato dell'IBM Plex. Insomma, su Google Font ci sono sempre delle gemme che sono super valide e hanno tante varianti, set, alternative, contestuali, alcuni sono molto ricchi, però diciamo lo stile tipografico di tutta l'identità visiva, compreso quindi anche il sito, deve essere dato con qualcosa di carismatico, ecco, diciamo. Non per forza, cioè carismatico adatto al brand, a quello che comunica il brand, quindi non deve sembrare tutto una gelateria di Cesenatico. Ecco. Ci fanno notare che le note sono scritte in Montserrat, direi le note qua sotto, quindi siamo, come dire, rimaniamo a te. Montserrat Caballé, benissimo. Ma Andrea, la domanda che vorrei fare io invece a Emma Bosci è questo, la scelta che fai della font,
della famiglia o comunque a livello sia tipografico. Beh, che scusa solo un secondo, poi apriamo la parentesi, il font, la font, chiusa parentesi, dopo lo affrontiamo. Giusto, è sempre un bel parlare. È qualcosa che fai su siti che sono istituzionali o su applicativi che possono essere istituzionali e quindi per il grande pubblico, o il tipo di ricerca che fai ti è capitato di farla anche su prodotti interni all'azienda, nel senso un po' più alimentari, passami il termine. Ma sì, io sono, come dire, le volte in cui ho lavorato anche per i materiali appunto interni al brand, quindi che il pubblico non vedeva, e comunque l'idea è quella di mantenere una voce coerente, cioè l'azienda, il prodotto, il brand ha un suo tono di voce che dovrebbe essere sincero per il mio codice etico, e quindi parlare sia al pubblico ma anche ai dipendenti, al gruppo di lavoro, a chiunque, in maniera coerente. Poi ovvio che magari come parli al pubblico magari è diverso da come parli al tuo gruppo interno di lavoro, intendo come tono di voce, come lessico, come, però lo stile visivo più è coerente, più, come dire, dà anche un'idea di affidabilità e di essere dentro davvero un luogo anche virtuale pensato, ecco, cioè diverso da tanti altri, ecco, è sempre l'idea di differenziarsi, no? Cioè di differenziarsi nel modo giusto, non nel modo sbagliato, perché anche, come dire, anche senza comunicare comunichiamo, quindi anche uno che avesse, diciamo, un'identità visiva trascurata o sciatta, in realtà sta comunicando proprio quei valori. Quindi anche se parli alla tua forza lavoro, ai tuoi dipendenti, eccetera, è comunicazione che ha valore tanto quanto quella all'esterno. E in questo mi aggancio a quello che state dicendo voi due, per chiedere a Giulia, secondo te chi è che prende la decisione sui font? Chi è che sceglie il font? Chi è che ha il potere di scelta e di gestione dei font o delle font? È partito un sondaggio sulla chat. Sì, si paga, quindi, secondo me il principale che ha deciso questa cosa è quello che ha creato il tema e che poi va a finire. Quindi il creatore del tema, che non c'entra niente con magari con il tema preconfezionato, no? Quindi quando si sceglie un tema, chi ha fatto il tema ha fatto già le scelte. Quindi succede che magari insomma l'ha scelto qualcuno che è in un contesto poi molto diverso da, anche culturale, no? Diverso. Quindi non so, il tema è stato fatto, che ne so, in India, e la scelta dei font sui Google Font è stata fatta in un contesto completamente diverso e viene poi applicata alla piccola media azienda locale, si trova così questa situazione. No, questo è, cioè, proprio quando la cosa non viene utilizzata. Ancora di più, cioè, io secondo me c'è un po' questo che io ho notato nel corso di questi di questo passaggio di millennio nel web design, è che una volta appunto all'inizio il web designer non poteva scegliere i font, non poteva perché si doveva affidare a quelli che erano i font di sistema, quindi erano pochissimi, quelli che erano più o meno comuni su tutte le piattaforme, che poi erano poche allora, insomma adesso sono moltiplicate. Quindi quando è stato possibile, quindi parliamo dell'introduzione dei web font, e lì poi si sono utilizzati i Google Font. Adesso sembra che i font web safe siano i Google Font, ma in realtà no. C'è un altro passaggio, no? Che ci sono gli UI. Soprattutto perché sono free. Sono free, esatto, giustamente. È anche una scelta saggia in tanti casi. Poi, come dicevi bene prima, ci sono alcuni di questi Google Font che sono veramente dei super font, non sono di secondo... Sì. Livello, diciamo, perché in quanto free, anzi, perché sono stati rilasciati da grosse aziende. Citavi prima l'IBM Plesk, che la città, c'è uno studio dietro non da poco, cioè, non so, c'è il Fire Assans, ci sono delle belle chicche da un punto di vista tipografico, e sono disponibili, quindi potendo, insomma, è interessante utilizzarli.
Quindi adesso c'è, cioè, chi li sceglie i font, appunto, dipende quanto si è liberi, dipende dal budget, cioè non siamo tanto abituati ad acquistarli, i font, quindi per i siti web ancora meno che per la stampa, diciamo. E poi anche i modelli di vendita dei font non sono, cioè c'è una gran confusione in realtà ultimamente, nel senso c'era stato, no, ad esempio Typekit, che aveva rivoluzionato un po' il mercato, poi Typekit è stato assorbito, insomma, all'interno di tutta la suite di Adobe, e quindi adesso non è più venduta come qualcosa a parte, ma fa parte di un pacchetto, quindi è più difficile da gestire. Ci sono, si pagano, non so, a consumo, no? Si pagano una volta tanto, ci sono tanti modelli di acquisto dei font, quindi anche questo, non essendoci uno standard comune, non è così semplice. Allora, tante volte, appunto, in un progetto, anche sui tempi stretti che si hanno nei progetti, insomma, adesso, si va sulla soluzione più semplice, no? Quindi la soluzione più semplice è non andare magari su un font a pagamento in quel caso, mm-hmm. che delle volte è un peccato, insomma, perché potrebbe dare, insomma, tanti altri vantaggi. Andrea, secondo te c'è una sorta di... Ci sono dei fallback, dei font che possiamo, come gestiamo il fallback, una sorta di fallback nella scelta dei font, come dire, che possono essere appunto scelti, pagati dal typographer. Mi ricordo che a una conferenza c'era un proprietario di una fonderia di font che si presentò con un macete, praticamente, dicendo, tipo, tutti erano con gli occhi sbarrati, chi scarica illegalmente i font, immaginatevi. Bruno Mag. Mag, esatto. Quindi per chi non volesse affrontare Bruno Mag con il macete, Andrea, voi come vi comportate con la scelta dei font? Ma più che sulla scelta, tralasciando il fatto che ovviamente Google Font è, passatemi il termine, un po' per pigri, ma è sicuramente molto comodo, ha delle funzionalità veramente stratosferiche, e in più, se vogliamo parlare di fallback, se non sbaglio adesso ci dà anche la possibilità di avere dei suggerimenti sui font che potremmo associare al font che abbiamo scelto. Mm-hmm. E a livello di fallback può essere comodo più che altro per un problema magari di caricamento. Noi vogliamo mantenere una coerenza a livello creativo e stilistico, ma non è detto che usiamo quello che vogliamo, vi prego, faccio una fatica. non arrivi all'utente, di conseguenza cerchiamo di non avere un impact se abbiamo scelto qualcosa che è un courier come fallback, altrimenti ci ritroviamo con un'esperienza utente completamente andata. Un'altra cosa che secondo me è molto importante relativa alla scelta del font è comunque la scala che può essere utilizzata per il font all'interno della nostra applicazione, ma che immagino poi possa essere utilizzata tranquillamente anche su altri supporti, e di conseguenza la scala modulare e il ritmo verticale che possiamo scegliere sia su un supporto cartaceo sia sulla nostra applicazione. Qua, da avvocato del diavolo, posso dire che non sempre magari si utilizza il ritmo verticale nel modo corretto o le scale come vorremmo, perché il cliente ci fa delle richieste di un certo tipo, vuole delle piccole varianti sulla... Ingrandisci quella scritta, esatto. Esatto, la vorrei un po' più grande, però di base è tutto un altro bel discorso molto ampio, come diceva Mabosci all'inizio, potremmo parlarne per ore, di qualsiasi cosa riguardo i font. Anche quello, secondo me, fa parte di tutto questo bel discorso sulla tipografia, su come puoi applicarla. Assolutamente. Emma Bosci. Andrea. Dove prendi i tuoi font? Hai delle fonti privilegiate? Ma allora, no, sui font io vado un po' a vedere le fonderie, appunto, digitali sparse. Cerco di trovare un po' di, come dire, dei font nuovi, non per forza super appariscenti, però che magari hanno quel sapore giusto retrofuturista, come piace a me, e quindi è un po' quello che vado a cercare. Poi, come dire, poi negli anni
ho affinato un po' il mio piccolo giardinetto bonsai con i pochi font che di volta in volta sono i miei preferiti e continuo a coltivare, ma diciamo che almeno il font, diciamo, primario per un'identità visiva, che poi, come dicevamo, è quello che caratterizza lo stile tipografico anche del sito e dei materiali a stampa, quindi i titoli, eccetera, è quando c'è da inventare qualcosa di nuovo, cerco di andarli un po' a prendere, appunto, Dalton Mag, ne parlavamo prima, ma ce ne sono mille altre, anche molto giovani, c'è addirittura questo Month Font Club, qualcosa di simile, forse era venuto a parlare al Kerning qualche edizione fa, la conferenza Kerning, dove tu hai un abbonamento mensile. Jonathan Ross. Esatto, un tipo simpaticissimo, tra l'altro, iscrivetevi alla sua newsletter dove ogni mese rilascia un font nuovo. Poi a proposito dei modelli, ci sono anche per provare font nuovi, c'è questa applicazione che si chiama Font Stand, dove puoi noleggiare alcuni font anche solo per un'ora, credo, un'ora sola, come dice la canzone, però puoi provare, puoi fare delle prove di originalità e a quel punto dopo ti vai a comprare il font vero e proprio o lo fai comprare dal cliente per gli utilizzi. Ecco. Giulia, ti faccio un... Scusami, Anna, volevi... No, ho finito. Giulia, ti faccio un'ultima domanda perché poi siamo in chiusura e è ora di pranzo. Anche tu hai un piccolo bonsai di font, una piccola famiglia bonsai di font che utilizzi o... ogni volta vai alla scoperta di nuove famiglie? Cerco di non averlo, perché diciamo che nel mondo della tipografia ci sono due atteggiamenti, no? C'è quello che dice che ci sono un numero limitato di font, servono quelli con quelli facce, quindi il bonsai serve un po' a quello, nel senso che li sai dominare, dopo li usi per i tuoi scopi creativi. Allora, in quella fase in cui io sono molto divisa, se sono nella fase creativa faccio quella cosa lì anch'io, se invece sono nell'implementazione, nella parte più di sviluppo eccetera, allora lì cerco di capire da dove si parte e da lì trovare la soluzione tecnica migliore, nel senso, ad esempio, anche faccio un esempio, molti, non so, le aziende hanno preso dei font storici, un Futura per esempio, no? Vai a prendere il Web Font Futura, ci sono quintali, certo. No? Di versioni con diverse subsetting, con tanti elementi diversi. Adesso quel font variabili diventerà ancora di più una serva da questo punto di vista. Quindi anni fa avevo identificato una figura che poteva essere una nuova figura professionale, che poteva essere, avevo chiamato il Trova Font. No, come trova robe, così trova font, che fosse, era proprio quello che trovava il font, il file giusto per il progetto, no? Quindi non era tanto l'aspetto creativo, ma era proprio l'aspetto di, ok, accontentiamo il creativo su questo, ma troviamo quello che funziona nello specifico. Fantastico. Poi, insomma, facciamoglielo caricare bene, quindi insomma è un processo, cioè perché funzioni bene il font sul sito è un po' un piccolo miracolo. Abbiamo il piccolo miracolo di far funzionare un font sul sito, l'approccio diametralmente opposto, è un progetto alimentare, deve funzionare, usiamo il Google Font che sappiamo dominare serenamente. Con sì. Questa bella immagine alimentare abbiamo parlato. Esatto, con questa bella immagine alimentare direi che possiamo iniziare a introdurre la pausa pranzo e prima di farlo, e io vi ringrazio tutti e tre per aver partecipato con tanto di colpo di scena e insomma è imprevisto. Grazie, grazie Giulia, grazie Emma e grazie Andrea. Io ricordo a tutti che siete caldamente invitati a votare i talk su JoinedIn, che l'area session si continua nell'area session a parlare nella zona dell'area session, che è diventato il cortile che di solito frequentavamo dopo i talk nelle conferenze fisiche. E vi invito nuovamente a dare un occhio nell'area Expo, dove ci sono gli sponsor. Ci vediamo alle 14:15 per il talk di Laura Morabito. Ci vediamo dopo, grazie a tutti. Ciao.
Thank you.